un'intervista al sindaco Giuseppe Catania sul progetto di riqualificazione della piazza Umberto. Sindaco Catania, Piazza Umberto. Tanti commenti su Facebook, Piazza Umberto sì, Piazza Umberto no, non si tocca, tante discussioni, la sua parola. Sì, io su questo tema non, diciamo, ripeto ciò che ho scritto proprio qualche giorno fa, un paio di giorni fa, su un post di risposta a qualche commento. E cioè, intanto sono assolutamente contento che la progettazione di un'opera per la nostra comunità susciti tanto interesse, perché questo mi certifica, come dire, che molti cittadini sono attenti, e hanno voglia soprattutto di essere coinvolti nelle decisioni che riguardano la fruibilità della città. Tranquillizzo subito tutti nel dire che è intenzione mia e della mia amministrazione sottoporre il progetto e ricordo quali sono le fasi. Noi oggi abbiamo presentato un progetto a valere su un bando che era dedicato, e poi ritorno su questo concetto perché i vari commenti mi danno spunto anche per informare i cittadini su alcuni aspetti che ovviamente non conoscono perché non sono addetti ai lavori, però è utile che li conoscano. Quindi dicevo, abbiamo presentato un progetto a valere su un bando che è stato emesso dall'Assessorato regionale infrastrutture. Abbiamo presentato questo progetto. Questo progetto ora ovviamente sarà sottoposto alla valutazione, all'istruttoria. Il progetto che abbiamo presentato è munito già di un parere della soprintendenza, però fatta la valutazione e laddove il progetto venisse finanziato, io spero ovviamente vivamente che il progetto venga finanziato e mi auguro che tutti i miei concittadini sperino che il progetto venga finanziato, perché questo significa intanto riqualificare ulteriormente un'area di Mussomeli. Significa ovviamente mettere in circolo dei capitali pubblici che significa che hanno come refluenza ovviamente il crescere dell'impatto occupazionale, perché ovviamente ci saranno manovali, muratori e ditte che lavoreranno per realizzare questo progetto. E quindi l'obiettivo è fare finanziare questo progetto. Laddove questo progetto fosse finanziato, ovviamente si aprirà una seconda fase, cioè quella della rifinitura del progetto esecutivo. In quella fase, proprio in quella fase, è intenzione mia e dell'amministrazione sottoporre alla cittadinanza, quindi a tutti i mussomelesi, tre progetti, tre ipotesi progettuali. Una prima ipotesi è quella di cui si è vista semplicemente una foto pubblicata, e poi ritorno perché voglio puntualizzare che qualcuno ha messo in giro delle inesattezze, come se dovessimo togliere il monumento, cosa assolutamente falsa, e poi con una foto dimostro il perché. Dicevo, una prima ipotesi progettuale è quella che è stata presentata con una foto. Ci sarà una seconda ipotesi progettuale, che sarà invece semplicemente quella della ripavimentazione della piazza Umberto, e una terza ipotesi che sarà una via di mezzo tra la prima e la seconda. E poi in una consultazione pubblica inviteremo tutti i cittadini di Mussomeli a esprimere le loro valutazioni, le loro preferenze. Perché io ritengo che la piazza è un bene comune collettivo, non è la piazza del sindaco che c'è attualmente, è la piazza di tutti. Quindi è giusto che ognuno esprima la propria posizione e poi andremo a scegliere quella posizione e quel progetto che trova il consenso più ampio da parte dei cittadini. Quindi tranquillizzo i cittadini nel dire il progetto che andremo a realizzare sarà scelto dai cittadini stessi, quindi non ci sarà nessun colpo di mano.
Tuttavia qualche precisazione voglio farla rispetto al primo progetto, perché ho letto alcuni commenti rispetto ai quali sembrerebbe quasi che noi volessimo togliere il monumento, cosa assolutamente non vera. Lo dico facendo vedere una foto, un'altra foto che non si è vista, è questa. Ecco. Vede, direttore, questa è la piazza, quindi sostanzialmente questa è la via Palermo, questa è la piazza, qua al centro della piazza, esattamente in modo diciamo orientativo dove si trova adesso il monumento, sarà presente il monumento ai caduti, perché fa parte della nostra storia e nessuno vuole stravolgere la storia. Questo monumento ai caduti, come vedete, è posizionato in modo assolutamente simmetrico rispetto al calvario religioso. Quindi, come vedete, i due monumenti, quello civile da un lato e quello religioso dall'altro, si guardano di fronte. La piazza ovviamente è perfettamente accessibile, ho letto anche questo, che la piazza non sarebbe accessibile ai portatori di handicap, e ovviamente anche questa è una sciocchezza, oserei dire, nel senso che c'è l'altro lato in cui sono presenti gli scivoli per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Questa è una prima ipotesi progettuale. Oltre a questa presenteremo, come dicevo, le altre due ipotesi progettuali. Poi i cittadini faranno la loro scelta e noi ci adegueremo a quella che è l'indicazione dei cittadini. Fermo restando che secondo me il dibattito maggiore che va fatto sulla piazza è un altro, e cioè quale uso fare di questa piazza. Cioè, vogliamo che la piazza rimanga semplicemente un luogo di posteggio, perché questo è oggi, attualmente la piazza è semplicemente un posteggio per le macchine, o vogliamo restituire questo spazio alla collettività, magari trasformandolo in alcune ore in isole pedonali e permettere ad esempio agli anziani, ai bambini di poter circolare tranquillamente in quello spazio, di poter sedersi in una panchina, leggere il giornale, giocare tranquillamente e rendere attrattivo quel luogo. Secondo me, ecco, questo sarà il dibattito sul quale conviene confrontarsi da questo punto di vista. Però, ecco, mi preme semplicemente dire che ovviamente questo bando che abbiamo presentato intanto ci consentirebbe, laddove finanziato, di accedere a delle risorse pubbliche e quindi di creare nuove opportunità lavorative, oltre che ammodernare la nostra cittadina. Peraltro mi consente questo spazio anche di fare altre precisazioni, perché ho letto qualche commento nel dire: ma perché questa, ad esempio, fare questo tipo di lavori in piazza e non farli ad esempio vicino al campo sportivo? Per un semplice motivo, ovviamente il cittadino medio non può saperlo perché non è un addetto ai lavori, perché i bandi a cui partecipiamo molto spesso sono dei bandi dedicati. Faccio l'esempio specifico: in questo caso il bando a cui abbiamo partecipato prevedeva la possibilità semplicemente di presentare dei progetti per la riqualificazione o di piazze o di edifici storici di proprietà del comune, o di fare altri interventi di urbanizzazione primaria. E infatti noi abbiamo presentato due progetti, questo della piazza e l'altro progetto altrettanto importante in termini di fruibilità del centro storico, che è la via di collegamento tra la zona matrice, Terra Vecchia, e il ponte sotto la Posta. Questo consentirebbe ovviamente uno sbocco straordinario per i residenti e per gli abitanti della zona matrice, e quindi sarebbe una via di fuga importantissima, molto richiesta, e noi l'abbiamo visto ad esempio quando 2 anni fa c'è stata l'emergenza neve, che quel quartiere è rimasto bloccato perché via Barcellona non era transitabile,
E quindi questa via di collegamento ci consentirebbe di avere una ulteriore via di fuga che renderebbe il quartiere stesso assolutamente più fruibile rispetto a quanto lo è ora. Quindi chiudo semplicemente, come dire, tranquillizzando tutti i cittadini che qualunque decisione passerà per una consultazione pubblica, quindi dove inviteremo appunto tutta la cittadinanza. Mi fa piacere questo dibattito che si è aperto perché significa che c'è interesse, però ripeto, da un lato tranquillizzo i cittadini, dall'altro però invito chi diciamo vuole partecipare a questo dibattito intanto a conoscere più nel profondo il progetto, diciamo, non cedere alla tentazione di dire delle cose che in realtà non coincidono con il progetto, una delle quali, ad esempio, il fatto che verrà tolto il monumento, cosa che non è assolutamente vera, come testimoniato dalla foto del progetto che ho fatto vedere. Sindaco, questa vivacità dei suoi cittadini sulla piazza Umberto, cosa sta a significare per lei? Ma secondo me, io lo al netto, ripeto, di alcuni commenti che a mio avviso sono anche un po' strumentali o possono rasentare la malafede, ma fortunatamente sono contati sulle mani. E tutti gli altri commenti, secondo me, fanno capire che si tratta, che c'è una vivacità, cioè c'è una voglia di partecipazione nelle scelte urbanistiche per la città. E questo secondo me è un fatto assolutamente positivo. E appunto il fatto di fare una consultazione pubblica è, a mio avviso, un modo efficace anche per avvicinare i cittadini alle scelte che amministratori fanno sul proprio territorio. E quindi, in qualche modo, è una grande e straordinaria opportunità di democrazia e partecipazione per rendere protagonisti in primo piano i cittadini stessi delle scelte che vengono fatte, quindi il cittadino scegliendo il progetto che andrà ad essere realizzato è come se fosse lui stesso amministratore della città. Questo credo che sia un'opportunità che vada colta e che vada sottolineata.